And it's Mark Orlane in Valencia. Back in man on the first day. Royal Automobile Club Rally 1985, debutta la Lancia Delta S4, un progetto rivoluzionario e vincente, da subito. Era un progetto su cui tutto il team aveva lavorato con grande impegno, anche perché il livello della concorrenza continuava a salire e bisognava presentarsi con una macchina adeguata. Bene, la macchina fu concepita ancora qui con una serie di innovazioni tecnologiche, tra cui la più clamorosa era il motore e il tipo di alimentazione del motore, che presentava un'accoppiata tra un compressore volumetrico che dava la risposta immediata ai bassi regimi a un turbocompressore che evidentemente assicurava la grande potenza in alto. Far funzionare insieme questi due congegni fu il lavoro dell'ingegner Claudio Lombardi, che lo fece con estrema maestria. Il motore è un motore complicato che si avvale di un sistema di sovralimentazione misto tramite compressore volumetrico e turbocompressore. Ai bassi giri la sovralimentazione è attuata mediante il compressore volumetrico. Quando i giri sono sufficientemente elevati da aver innescato il funzionamento del turbocompressore, entra in funzione il turbocompressore e viene escluso tramite un bypass il compressore volumetrico. Questo ci permette di avere un motore che, a detta dei piloti, e dopo grossa messa a punto, si comporta come un motore aspirato, non si sente il turbo lag e c'è un passaggio continuo nel salire di giri e un'accelerazione continua, come piace e come è efficace nel campo rallistico. Far funzionare il telaio innovativo, partendo veramente dal foglio bianco, fu un progetto dell'ingegner Sergio Limone, grande progettista di tutti i successi Lancia di quegli anni e che ancora una volta aveva realizzato un prodotto assolutamente innovativo e vincente. Il progetto non lo considero mio, nel senso che è stato impostato dall'ingegner Messori, che era direttore tecnico di quel momento lì, che era arrivato a cavallo ormai a cose fatte sulla Lancia Rally, per cui ha preso in mano il progetto con un grosso coraggio, devo dire, con larghezza di vedute, nel senso che ha impostato la vettura con una concezione di masse diversa da quella che l'avrei fatto io mi sarei stato molto 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 più conservativo. Sono un po' bugianese, sono torinese, per cui sarei stato molto più, avrei preso meno rischi. Devo dire che poi col senno di poi ha avuto ragione lui, perché chiaramente ha capito che mettendo il cambio al centro ci sarebbero state più peso sull'avanti, ci sarebbe stato un miglior bilanciamento della vettura, e questo devo dargliene atto. La parte teleistica è, a livello sospensione, figlia diretta di quello che avevamo imparato sulla Lancia Rally. Per la parte viceversa strutturale telaio si è abbandonata l'idea di recuperare una cellula di una vettura esistente, che la Lancia Rally era stata la Monte Carlo. Qui si è fatto tutto ex novo, si è fatto un telaio in tubi pannellato con pannelli in composito incollati, quindi semistrutturali. Chiaramente tutte queste ambizioni hanno portato ad avere dei tempi di sviluppo abbastanza lunghi, siamo andati avanti nel tempo, tanto è vero che credo che i primi righe sono stati tirati nell'83, la macchina è stata omologata il 1 novembre dell'85, cioè 20 anni fa, con delle grosse difficoltà soprattutto per le stradali, perché è un grosso impegno. Come partner Abarth in quel momento aveva per la produzione aveva la Savio, un carrozziere di Torino specializzato in piccole serie. Abbiamo ottenuto l'omologazione dell'S4, diciamo che sono partiti assieme, e poi c'è stato il risultato a sorpresa dopo lunghe sofferenze della vittoria di Toivonen al RAC. Ci presentammo al Rally d'Inghilterra, gara come sempre difficilissima, gara come sempre per specialisti,
ma gara nella quale se la macchina fosse risultata competitiva, beh, avremmo detto, beh, ancora una volta abbiamo centrato l'obiettivo. Effettivamente l'obiettivo fu centrato. Henry Toivonen vinse la gara e la vinse con autorevolezza, con sicurezza, era veramente l'uomo più forte sulla macchina più forte, e gli avversari rimasero dietro. E quella fu la prima gara del mondiale della Delta S4. La seconda fu Rally di Monte Carlo, e la vittoria ancora qui di Henry Toivonen fu ancora più clamorosa. Fu più clamorosa perché lui era in testa, noi avevamo anche Biasion, che nel frattempo in quegli anni cominciava a vincere i suoi mondiali, era un grandissimo campione che ha onorato il team Lancia con le sue straordinarie prestazioni. I miei colleghi Toivonen e Allen erano andati a Racca vincendo anche la gara. Io non avevo mai corso con questa macchina, e pilota Novellino in squadra Martini, la prima volta che indosso la tuta Martini, eccetto appunto il safari dell'anno precedente, ma con un S4, con una vettura a quattro ruote motrici, vado a fare il rally di Monte Carlo, e la prima prova speciale era in diretta televisiva, era una prova di 12 km e chi la vince Mickey Biasion. Arrivo all'assistenza con un sorriso da un orecchio all'altro, dico, ero lì, speravo che mi venissero ad abbracciare, e viene Di Fiorio, mi guarda e mi fa, bene, hai fatto il tuo dovere, continua così. Ci sono rimasto di un male, ma di un male quella volta. Comunque, poi ho fatto una gara stupenda, che non l'ho finita perché ho parcheggiato la macchina su un muretto in trasferimento, perché l'ultima notte... alla partenza dell'ultima notte, quando ero terzo a pochi secondi da Toivonen e Salonen, non mi è andata in moto la macchina alla prima assistenza, e quindi ero fuori tempo massimo. Poi dal nervoso con le slick fredde, tornando in albergo, ho preso un muretto e mi sono ritirato, perché ero fuori tempo massimo e ho staccato due ruote.